Guardate, non c'era la passerella, la pedana, partivano da fermo. Questo è Adriano Zamboni, leader della Torpado. Nessun GPS, niente di niente. Non c'era nulla allora, 1960. Guardate Gastone Nencini, la partenza di Gastone Nencini in maglia Carpano. Nino De Filippis e Nencini erano i leader di questa squadra della Carpano. Nencini poi perderà questo giro per soli 28 secondi, le famose maglie bianco e nere che c'erano all'epoca. Miguel Poblet, guardate, il velocista iberico che un po' somigliava, Freire un po' somiglia a lui, no? Grande sprinter impegnato in questa crono sulle strade sorrentine. Ercole Baldini, il più grande cronoman dell'epoca, in questo giro andò piano a cronometro, ma soprattutto in montagna, gli fu fatale il Gavia e arrivò staccatissimo a più di un'ora di ritardo in classifica. Però era un grande cronoman anche Ercole Baldini, impegnato in questa gara sulla penisola sorrentina, che consentì a Venturelli di battere Jacques Anquetil. Guardate che questo è l'arrivo di Ercole Baldini, prenderà 1:30 circa da Jacques Anquetil. Ed ecco Charlie Gaul, il più grande scalatore forse di tutti i tempi, uno dei più grandi in assoluto, la maglia della EMI, sull'ammiraglio aveva le arcoguerre, e qui c'è Jacques Anquetil che quel giorno pensava già di aver vinto la cronometro, pensava già di aver indossato la maglia rosa. Qui riprende un corridore partito 2 minuti prima di lui, le strade sono quelle tortuose di Sorrento, ecco il centro di Sorrento, l'arrivo di Jacques Anquetil è pronto ad andare a vestire la maglia rosa perché tutti gliela pronosticavano e aveva realizzato il miglior tempo, e invece guardatelo, no. Guardate, invece Romeo no. Venturelli, neoprofessionista della San Pellegrino, voluto da Fausto Coppi in questa squadra, che va a battere Jacques Anquetil. Sul traguardo soltanto 6 secondi separeranno i due, ma la maglia rosa sarà quella di Romeo Venturelli per soli 6 secondi contro Jacques Anquetil. A proposito di modernità, si parlava tanto della modernità della tecnologia, no? Però in assoluto... Eccoli, guardate, Gino Bartali che lavorava per la RAI in quell'epoca, aveva smesso di correre, con Romeo Venturelli che veste la maglia rosa, pensate, dopo la cronometro di Sorrento, 25 chilometri attorno alla penisola sorrentina, e Romeo Venturelli, neoprofessionista.